Technologies, un laboratorio di congiunto con INAIL. L'idea è quella di produrre tecnologie che siano di aiuto per le persone, e in particolare protesi e robot indossabili, che sono esoscheletri, che servono per, diciamo, ripristinare funzionalità a chi li ha perse, quindi parti del corpo eventualmente, o ripristinare la possibilità di camminare. Abbiamo in sperimentazione clinica diversi nostri, diciamo, prototipi preindustriali, in particolare una protesi di mano, e poi adesso vedrete l'esoscheletro. Matteo Lafranchi è il coordinatore della parte che vi dicevo, quindi quella sulla robotica, quella diciamo dedicata alla costruzione di nuove macchine, no? Protesi, esoscheletri. In questo laboratorio è un laboratorio un po' particolare, ha un tapirulan sensorizzato per conoscere, diciamo, le forze di scambio della persona con il movimento, e c'è un sistema di telecamere che serve a monitorare la posizione della persona nello spazio. Questa macchina, come anche quella, sono due robot indossabili che servono appunto a, in particolare questa, a far camminare persone che non possono più camminare. Ha una particolarità unica, che è quella di essere completamente smontabile, e non è tanto quello, diciamo, lo scopo non è tanto quello di riporlo in una valigia e metterlo da parte, ma è il fatto che una persona dalla carrozzina può montarselo addosso, accenderlo, alzarsi e camminare. Fare esercizi attraverso dei robot aiuta sotto tanti aspetti, intanto per l'intensità dell'esercizio, la ripetibilità dell'esercizio, e poi la possibilità soprattutto di poter, diciamo, misurare il progresso dell'esercizio in maniera quantitativa e in più esplorare altre modalità di esercizio che non sono possibili con le persone. Diciamo, le persone possono muovere, tenere in piedi un paraplegico con l'esecuzione completa, ma ci vogliono tre persone, ci vuole un tapirulan. Questo è una qualcosa che si può fare per qualche decina di minuti, magari una volta al giorno se è tanto. Con questo si cammina anche delle ore. Questo oggetto è in sviluppo già da 3 anni. Diciamo che per portarlo a un livello di prototipo preindustriale ci vorranno ancora 2 anni. Abbiamo fatto dei test preliminari, e l'abbiamo fatti ad esempio all'ospedale Villa Beretta con il dottor Molteni, che sono andati molto bene. L'abbiamo fatto presso il nostro partner che è di elezione, che è INAIL, centro protesi a Vigorso di Budrio, e adesso ci apprestiamo a fare invece una campagna di test più estensive su tanti soggetti. Cristian adesso sta, diciamo, simulando il terapista, no? E quindi all'interno della clinica, tramite un'interfaccia utente a pannello, a tablet, abbiamo un applicativo che permette di andare a impostare tutti i vari parametri della camminata, quindi se voglio fare un passo più lungo, più corto, più alto, insomma, anche sulla base dell'evoluzione della terapia. Ora per alzarsi deve dare dal comando. Per alzarsi sì, poi quando inizia a camminare Angelo appunto sarà poi autonomo nella sua camminata. Quando lo utilizziamo sui pazienti in clinica la sessione si svolge in modo abbastanza simile. Quindi il paziente che sarà poi appunto paraplegico, completo o incompleto, affetto da ictus, insomma da varie patologie, cammina magari per un periodo di un'oretta circa, quello gli permette di andare a fare, insomma, andare a robustire le ossa, perché hanno problemi di osteoporosi, di circolazione. E quindi quello gli permette di fare, insomma, terapia. Il paziente incompleto dovrebbe aiutare a ripristinare le connessioni nervose, certo, soprattutto sulla base di esercizi che poi sono di tipo assistivo. In questa modalità la persona, diciamo, è simulata la modalità in cui all'interno dell'esoscheletro c'è un paraplegico completo, quindi l'esoscheletro muove completamente una persona completamente passiva. Modalità invece che stiamo sviluppando, che testeremo a breve, che sono assistive, che servono proprio per la riabilitazione, in questo caso l'esoscheletro aiuterà la persona a completare il movimento, diciamo assisterà la persona quanto necessario per completare la camminata. Poi abbiamo una protesi che è praticamente pronta per la commercializzazione, marcata CE, è completa, diciamo, cioè non c'è solo il dispositivo robotico, quindi la mano di per sé, ma abbiamo anche tutta una serie di accessori, no? Quindi abbiamo caricabatterie,
gli sensori EMG che appunto permettono l'interfaccia direttamente con l'arto del paziente, l'arto residuo, un programmatore che permette di andare a settare tutti i vari, insomma, le impostazioni per la mano in modo che di avere delle soglie compatibili con quello che sono i segnali, insomma, che vengono generati a livello della superficie della pelle. Come funziona? Ho due sensori elettromiografici che, diciamo, nell'amputato sono integrati all'interno dell'invaso e quindi di questa struttura. Ovviamente questo rimpiazza l'arto mancante. Hanno delle sedie al loro interno e quello che praticamente fanno è di andare a sentire la attività muscolare del paziente. Quindi noi, ovviamente queste persone sono amputate, però gli rimangono dei muscoli residui, no? Praticamente per andare a controllare la mano, quello che uno fa è andare a contrarre o il flessore o l'estensore. Quindi qua abbiamo questo connettore qua che permette di andare a anche fare la ricarica della batteria, quindi questa sostanzialmente si mette in carica quando l'amputato va a dormire. Quindi lui si stacca, attacca sotto carica la mano e poi il giorno dopo diamo pronta per l'uso. E questo ovviamente anche funziona anche come pulsante di accensione. E quindi, come potete vedere, adesso la mano funziona. Posso anche controllarla in modo molto fine, quindi andare a fare una presa molto delicata oppure andare a stringere di più. Quindi posso andare a decidere che tipo, sulla base dell'oggetto che sto andando a prendere, che tipo di, ad esempio qui, se voglio fare una presa di precisione, ad esempio il pollice, lo sposto con la mano sana in un'altra posizione e questo mi permette di andare a fare delle prese. Se invece voglio andare a fare delle prese più cambio la posizione del pollice e questo mi permette di andare comunque a prendere l'oggetto, andare a sostanzialmente il paziente fa sostanzialmente comando apri e chiudi, poi tutto il resto ci pensa automaticamente la mano. Qual è la particolarità di questo oggetto? È che ha delle dita completamente flessibili e adattabili alla forma dell'oggetto, no? Quindi diversamente dalle altre mani protesiche che sono tipicamente o rigide, quindi degli uncini, delle pinze, il fatto di avere dita flessibili è una trasmissione differenziale che va a portare il moto a tutte le varie dita. Queste varie dita si adattano alla forma dell'oggetto che sto andando a prendere. Sostanzialmente è quello che permette il fatto di avere un solo motore con questa trasmissione di cui vi parlavo prima, differenziale, permette di andare a risparmiare molto sui costi e quindi rendere anche la tecnologia molto più accessibile. Adesso si parla di oggetti commerciali con questo tipo di, diciamo, tecnologia simile, che insomma si parla di qualche decina di migliaia di euro. Qua andiamo ad abbattere i costi notevolmente a circa un terzo. Abbiamo fatto una serie di test anche in casa e anche poi direttamente sugli amputati, e lui è amputato ovviamente e utilizza la mano per fare una serie di, insomma, nel video vediamo che la può utilizzare per fare una serie di attività che lui fa quotidianamente. Guida, è completamente autonomo. Prende il caffè, cioè riesce a afferrare oggetti anche sottili come era la carta, il bancomat, la tazzina. Praticamente il dispositivo quando arriva da, cioè deve essere comunque montato dai tecnici ortopedici, no? Che sono quelli che gli fanno l'invasatura e poi dopo vanno anche a fare tutta la calibrazione del sistema sulla base insomma, dell'amputato. Abbiamo anche insomma, la volontà di andare a inserire la capacità di fare diversi tipi di prese, andare a inserire altri tipi di funzionalità all'interno della mano in modo da renderla, già adesso copre una, insomma, la maggioranza delle attività che uno fa durante la vita quotidiana, con queste altre funzionalità aggiuntive presumiamo di andare proprio a coprire tutte.